Buonasera, cari concittadini. Il Natale è alle porte e l'anno 2020 volge al termine. Con questo mio breve video messaggio lo voglio augurare a tutti voi, a nome mio e dell'amministrazione comunale, un sereno Natale. Con l'augurio che possa essere un Natale trascorso in serenità, seppur con le limitazioni e le restrizioni al caso, un Natale trascorso in famiglia e vicino agli affetti più cari. È stato un 2020 sicuramente drammatico, difficile per tutti, inutile dirlo, però credo che possa riservarci anche degli aspetti positivi. Credo che quest'anno ci abbia rafforzato e fortificato tutti. Lo dico in primis a livello personale, mio e del gruppo di lavoro che con me che mi aiuta ad amministrare il paese, ma lo dico soprattutto come comunità. Usciamo sicuramente una comunità più forte e più coesa. Questa emergenza ha fatto emergere dei valori molto profondi e molto importanti, quali lo spirito di sacrificio e lo spirito di adattamento di tutti noi, dei nostri ragazzi, dei nostri anziani, delle nostre imprese. Lo spirito di generosità, fratellanza e solidarietà. Ho vissuto in prima persona esperienze e situazioni di generosità e altruismo che mi hanno profondamente emozionato e mi rendono fiero e orgoglioso di essere il vostro sindaco. E ve lo dico con, cioè non con retorica, ma proprio con dal profondo del cuore. Tanti mi chiedono, mi dicono anche l'altro ieri, l'ultimo, che ho scelto un periodo infelice per fare il sindaco. Invece devo dirvi che questa esperienza mi sta accrescendo dal punto di vista umano tantissimo e è un'esperienza che sicuramente mi segnerà e mi ricorderà per tutta la vita. Alla luce di questo io credo che il 2021 possa riservarci delle buone prospettive. Sarà sicuramente un inizio difficile perché dobbiamo per i primi mesi fronteggiare ancora il virus, però credo possa come comunità riservarci delle interessanti prospettive. Noi come amministrazione siamo carichi, siamo pronti, abbiamo sempre tante idee e progetti in testa da proporvi e soprattutto crediamo e vogliamo essere presenti e a disposizione di tutta la comunità. Quindi chiudo ringraziandovi di cuore tutti, augurandovi buon Natale e soprattutto buon anno. Grazie.